Benvenuti in studio per questo appuntamento con le nostre notizie di oggi, 16 marzo. Furto di carburante agricolo in un deposito di Sciacca, lo hanno accertato gli agenti del commissariato di polizia dopo il rinvenimento in località Santa Maria di due taniche contenenti 3.500 litri circa di gasolio. Dopo le verifiche è stato accertato che il carburante era stato rubato nel deposito di carburanti che si trova nella zona. I contenitori erano in un terreno distante 150 metri dal deposito, insieme a tubi in polietilene e una pompa. I ladri hanno probabilmente agito nottetempo e avrebbero dovuto poi recuperare la refurtiva. Riunione in sala giunta oggi per spiegare le modalità della raccolta differenziata nei condomini. Alla riunione hanno partecipato gli amministratori dei condomini, le ditte Bono e Sea e l'assessore all'ambiente Paolo Mandracchia. Illustrato agli amministratori dei condomini come avverrà la raccolta differenziata, quali kit saranno messi a disposizione. Ci sono molti condomini che hanno lo spazio interno cui accedere con i mezzi delle ditte, ma ci sono altri edifici privi di tale spazio. La riunione dunque è mirata a spiegare i dettagli e ascoltare le esigenze degli amministratori. Il Comune di Sciacca aderisce a Buongiorno Ceramica 2018, la manifestazione promossa a livello nazionale dall'Associazione Italiana Città della Ceramica. L'adesione è stata formalizzata questa mattina alla stessa AICC dal sindaco Francesca Valenti e dal vice sindaco e assessore al turismo Filippo Bellanca, dopo alcuni incontri avuti con i maestri ceramisti, scuole e altri organismi che hanno dato la propria disponibilità alla partecipazione. L'idea è quella di una festa della ceramica in Piazza Angelo Scandaliato con protagonisti i maestri ceramisti saccensi e gli allievi della sezione ceramica del Bonachia. Per l'evento Like ha fissato due giorni, il 19 e il 20 di maggio. Al campionato regionale di ginnastica aerobica, ottima prova delle atlete della Discobolo Sciacca, che anche in questa edizione dominano in campo siciliano. Hanno conquistato il titolo di campionessa regionale Anna Catanzaro, Roberta Sabella, Isabella Di Leo, Martina Baldassano e Giulia Labella. Successo anche per la squadra allieve formate da Interrante Baldassano Di Leo e da Puleo Sabella Alessi. E infine l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sakura, guidata dai tecnici Giuseppe e Andrea Giuffrida, prenderà parte sabato 17 e domenica 18 marzo al campionato nazionale di karate FIAM, organizzato dalla Federazione Italiana Arti Marziali. L'evento, che avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport di Cervia, vedrà impegnati oltre 700 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia. A rappresentare la Sakura saranno Virginia Bono, Emanuele Giuffrida, Giuseppe Lima, Emanuele Guardino, Sergio Bono, Matteo Bongiovì, Francesco Puleo, Elena Giorelando e Andrea Giuffrida. Per il momento ci fermiamo qui. Siete invitati a consultare anche tutti gli altri argomenti inclusi nel nostro portale online Geoprestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp